Ma detto questo, ho dato tanto, ho dato tutto in il nuoto Aquilibre, ricordiamo che è stato l'eroe di quella prima settimana con 3 medaglie d'oro. È partita! In corsia numero 4, Mikhailo Romanchuk, l'ucraino vice campione europeo e vice campione del mondo a Guangzhou 2019. Sicuramente il migliore per quanto riguarda le due batterie, le due semifinali, e quindi attenzione all'ucraino. E attenzione comunque anche a Super Greg, che come ci ha abituato stravolge il pronostico, almeno nella parte iniziale, attaccando da subito, evitando di finire in quella palude di sottoritmo in cui si è trovato ieri mattina e dal quale non è riuscito a venire fuori se non attraverso la collaborazione degli avversari, che hanno notato sostanzialmente una batteria lenta e gli hanno permesso di entrare negli 8. Ha deciso di dare subito un altro segno il nostro campione olimpico, 2 volte mondiale, 3 volte come hai ricordato tu campione europeo, vira la prima vasca in 26 e 83. Lo segue in seconda posizione Henrik Christiansen e siamo già al termine dei primi 100 metri. Beh, tiriamo comunque un sospiro di sollievo, perché la versione appannata di ieri di Gregorio Paltrinieri ci ha creato non pochi problemi e oggi lo troviamo perlomeno con un atteggiamento diverso. Ieri è vero era stanco, ma anche ha pensato entro e vado tranquillo. Oggi, da campione quale è, entro e provo a vincerle anche questo oro a dispetto di una condizione o di una stanchezza che si è fatta sentire. Beh, ci sta, è stato impegnativa, 5, 10, il team event, anche lì una medaglia d'oro, in comaniera lo ricordiamo, i suoi compagni dell'avventura della 5 km, il team event, sono stati il 15 maggio Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi e Domenico Acerenza. Molto tranquilla la partenza invece a centrovasca di Mikhailo Romanchuk, che si trova meglio su un ritmo costante, ha un sprint finale leggermente superiore a quello di Paltrinieri. È ovvio che la sorpresa di vederlo là così davanti, che noi proviamo adesso, probabilmente la sente in maniera ben più forte anche il suo diretto avversario, che l'ha battuto, ricordiamo, all'ultimo campionato europeo, quello del 2018, a Glasgow. Allora, Paltrinieri ha transitato al termine delle prime 4 vasche, 200 metri, con 29,70 nell'ultima frazione. Romanchuk in 29,50, 2 decimi più veloce. Domenico Acerenza invece in corsia 3, 29,96. Identico discorso sul campionato un po' lungo e un po' provante anche per Acerenza, sebbene Acerenza non abbia notato la 5 km nella prima giornata di gara. Ricordava Paltrinieri come l'impatto si è fatto sentire ieri molto forte, probabilmente anche un po' di rimbalzo emotivo, e poi anche aver nuotato con la muta, che è vero aiuta nel momento in cui sei in acqua in gara, ma lascia anche dei segni muscolari che sono difficili da appannare. Romanchuk è leggermente più veloce adesso di Paltrinieri. Ricordiamo che in questi 1500 manca il suo avversario più forte, il tedesco Florian Welbrock, che ha deciso, almeno in questa edizione numero 35 degli europei, di dedicarsi al nuoto di fondo con alterni successi. È stato rimbalzato con danni dalla progressione dell'azzurro, che è stato meraviglioso, diciamocelo, perfetto, 3 gare, 3 vittorie, soprattutto la prima volta in cui ha dato la dimostrazione di essere super competitivo anche al di fuori delle corsie. Epico, memorabile il duello tra Romanchuk e Paltrinieri al Mondiale 2017 in questa piscina, erano di fianco di corsia in quell'occasione ed è stata la prima volta in cui Romanchuk si presentò a livello dell'azzurro, però staccato negli ultimi 150 metri con Paltrinieri al titolo iridato. Costantemente sotto i 30 secondi, Gregorio Paltrinieri 29,78 nella settima vasca, ha virato i 350 metri con 3,24,15. Segue Romanchuk in terza posizione, sempre il norvegese Henrik Christiansen. Non è il passo del migliore Paltrinieri, lui gira quando è veramente 100%, a 58,5 ogni 2 vasche, con una costanza che è disarmante. Adesso è leggermente più alto, è sul 59 e basso, 59,5. Questo ha permesso a Romanchuk, che diciamolo, senza mezze misure, ieri ha destato una grandissima impressione, notando un 14,52 apparentemente facilissimo. È anche vero che ha un tipo di nuotata così morbida, così facile, che talvolta inganna nella relazione forzatura barra quanta energia ci metto. Alza il ritmo Romanchuk, aveva limato 0,25 a Gregorio Paltrinieri nella vasca precedente, nell'ultima, nel passaggio ai 450 metri, 29,57 per Paltrinieri, 29,37, 2 decimi più veloce Romanchuk, che adesso passa a
avanti al nostro Gregorio Paltrinieri. Beh, d'altronde Greg, vedendosi passare, non può lasciare andare via il treno senza combattere, deve cambiare leggermente il ritmo. La gara l'ha impostata come vuole lui, certo non arriva in questa competizione proprio in virtù delle fatiche del Lupa Lake nella situazione migliore per affrontare un avversario in condizione come l'ucraino. Ancora 4 decimi limati da Romanchuk presi nei confronti di Gregorio Paltrinieri. In questo caso il passaggio alla pari li ha ripresi quei 4 decimi di differenza nel passaggio ai 550 metri, appaiati. Sì, proprio ex aequo, bene, questa è una bella risposta perché si poteva anche ipotizzare a un rientro e me ne vado immediatamente, e invece insomma c'è qualcosa di più oltre alla nuotata in un campione che ha vinto Olimpiade, ha vinto 2 titoli mondiali e 3 titoli europei. C'è anche un carattere, una voglia di vincere che non si lascia proprio lì al palo fermo senza combattere. 12 centesimi presi da Paltrinieri nella frazione precedente, nella vasca precedente, invece qui ne persi quasi 0,5 secondo nei confronti dell'ucraino. Sempre terza posizione per Harry Christiansen, che passa in 5,57,21. Sesto invece Domenico Acerenza, lui imposta sempre la gara con una parziale progressione nella parte centrale finale, e questo potrebbe fargli risalire qualcosa e portarlo, diciamo, in ottica medaglia. Se la dovrà vedere con Damien Joly, francese in ottima condizione, con un Christiansen che oggi sembra aver ritrovato un passo gara interessante, ieri è calato moltissimo però nei secondi 700. Ha fatto bene a Paltrinieri l'avvicinamento, il sorpasso di Romanchuk, ha alzato il ritmo, 29-34 per l'azzurro, 29-36 per l'ucraino. Acerenza sempre in sesta posizione a 7,64, ha virato prima in 6, 29-12. Si avvicina nella vasca in cui respira vedendo Romanchuk, che si allontana nella vasca in cui non lo vede, e vale lo stesso discorso per l'ucraino, che ovviamente quando ha sott'occhio l'azzurro incrementa leggermente. Questi sono tutti passaggi inconsci, uno non vuole in realtà modificare la sua andatura, però trovandosi di lì l'avversario sott'occhio a ogni bracciata, l'istinto ti porta magari a spingere qualcosa di più, qualche centimetro ogni bracciata. Stanno letteralmente scavando vuoto, lo vedete il duo di testa Romanchuk che vira, adesso ha recuperato qualcosa con 79 centesimi di vantaggio, 29,48 l'ucraino, 29,31 l'azzurro. Il passo non è trascendentale, però insomma si viaggia su ritmi di assoluta eccellenza, su ritmi da 14,40, forse qualcosa di meno, per cui ne verrà fuori un'ennesima grande prestazione. Intanto ingrana una marcia superiore Damien Joly, che recupera Christiansen, è passato in terza posizione, il terzo atleta a scendere sotto i 30 secondi nel passaggio di vasca, riallunga ancora Romanchuk, 93 centesimi con 7,5089. 7,49,96 dell'ucraino. E proseguono il copione che abbiamo visto, questo leggero elastico tra i due, rimanendo però a contatto, due corsie vuote nel mezzo, è un riferimento che va bene scontro che trova appigli nel passato, con un Romanchuk che è venuto a imparare letteralmente come ci si faceva ad allenare nel mezzofondo proprio con gli azzurri, per poi ripresentarsi dopo essere tornato a casa e aver sviluppato il suo programma all'altezza del migliore Paltrinieri. 150 metri, 3 vasche che Domenico Acerenza scende sotto i 30, 29,93, 29,87, l'ultima 29,74, è sempre sesto. Però questo gli permette di rientrare su Jervis di fianco a lui in corsia, oramai sono spalla a spalla, di avere una vista molto chiara su Damien Joly e di essere ancora in potenziale contatto. La forbice si restringe ancora, 53 centesimi adesso il ritardo, 8,49,14 l'Ucraina in corsia 4 e Paltrinieri 8,49,67. Un solo centesimo il guadagno di Romanchuk nella vasca precedente, decisamente più veloce la vasca di Paltrinieri per portarlo ai 850 metri, adesso vediamo come vanno avanti, rimane veramente carico di attese e capire anche cosa riuscirà a fare Romanchuk e se Greg riuscirà a mantenere questo passo, ma conoscendolo insomma direi che non ci siano dubbi a riguardo. Passaggio ai 9,50 con 29,40 per Paltrinieri, 29,43 veloce anche Domenico Acerenza con 29,74. È salito in quarta posizione intanto il lucano. L'appoggio sul braccio opposto alla respirazione
di Paltrinieri, questa sua nuotata con una lieve zoppia a cui siamo abituati a vedere, lo stile libero praticamente perfetto con un forte appoggio frontale. In realtà non dovrebbe essere così adatto alle distanze lunghe, ma Romanchuk ci fa vedere che si può nuotare in qualsiasi modo, se sia un grande allenatore, un grande allenamento e un grande talento. Intanto Cerenza è in quarta posizione, a meno, adesso ha ridotto a 9 decimi il distacco dal francese Damien Jolin in terza posizione. Abbiamo visto invece il vantaggio di 84 centesimi, è sceso a 6 decimi adesso dell'ucraino nei confronti di Gregorio Paltrinieri. Ci stiamo avvicinando alla virata dei 1100, è il momento di maggior fatica per i fondisti, il momento in cui tutto quanto prodotto fino adesso si presenta con ancora 8 vasche da fare, che non sono poche, con Paltrinieri che risponde vasca su vasca, bracciata su bracciata all'ucraino. 29-27 aveva fatto Paltrinieri avvicinandosi a Romanchuk, risale ancora l'elastico, risale a 74 centesimi lo svantaggio dell'azzurro nei confronti dell'ucraino. Rimangono così comunque con poco spazio tra i due, sono 7 decimi, questo vuol dire che la gara è ancora assolutamente aperta, sta ingranando una bracciata un po' più fitta Paltrinieri, sta cercando di far di tutto per mettere in difficoltà Romanchuk, che mantiene il suo stile molto molto tranquillo all'apparenza e sfiora, scivola ancora 29-33 e perde solo 7 centesimi in questa vasca. 29-26 per l'azzurro, 29-33 che dicevi tu. Tanto bravo a Cerenza che si sta avvicinando sempre di più nei confronti di Damien Jolie, adesso l'ha ridotto e solo 11 centesimi lo svantaggio il lucano nei confronti del francese. Abbiamo due gare in una, quella per la vittoria dove fa il forcing Romanchuk, prova a staccare il nostro Gregorio Paltrinieri, e dietro un Domenico Cerenza con grande saggezza, con estremo calcolo, che risale progressivamente e passa per la prima volta in terza posizione. A Cerenza, ottima l'azione anche del lucano, intanto sono 97, l'abbiamo visto i centesimi, 11.35 sopravanzato a Cerenza Damien Jolie, adesso gli sta davanti di 8 centesimi di secondo. Sta forzando Romanchuk, la gambata è salita di intensità, il vantaggio è aumentato progressivamente, siamo a oltre un secondo adesso con l'ucraino che continua inesorabile nella sua azione, nella sua progressione. E Paltrinieri che risponde col suo ritmo e la sua frequenza. 29-37 per Paltrinieri contro il 29-16, è innestato la sesta marcia al Mikhailo Romanchuk. È una bellissima sfida, è un duello che abbiamo imparato a conoscere ormai da tanti anni, sempre incerto fino alla fine, il vantaggio che ancora sale per Romanchuk. Intanto buone notizie dalla corsia 3, sta prendendo il largo Domenico Cerenza, sempre più terzo, solitario, staccando nettamente Damien Jolie, sul quale adesso ha già un vantaggio di quasi 6 decimi. E sembra anche in una condizione a livello generale migliore rispetto a quella del francese, senza contare l'impatto emotivo di venire da dietro e passare, ti dà uno slancio quando manca così poco alla fine, al quale è veramente difficile rispondere, ci prova mettendo gambe quando ancora manca parecchio il francese per non farsi staccare. Ultime 3 vasche, intanto si sta delineando una doppietta, anche se non sarà l'oro, non ci sarà la doppietta della Simona Quadarella, la regina del mezzofondo, ieri prima negli 800 stile libero. Paltrinieri ormai viaggia sull'1,81 di distacco nei confronti di un Romanchuk che ha preso letteralmente il volo. 29-20 per l'ucraino, 29-38 per Paltrinieri. Paltrinieri ci ha insegnato quest'anno ad aver lavorato sul rush finale, certo deve rientrare parecchio per poter rendere difficile la vittoria. Un Romanchuk che sembra lanciatissimo, che anche lui ha un discreto cambio di passo ma non infernale come potrebbe lasciare intendere il suo tipo di nuoto. Suonata la campanella delle ultime 2 vasche, gli ultimi 100 metri, ormai siamo sul finire della penultima vasca, ai 1450 metri, era di 2.08 il vantaggio di Romanchuk nei confronti del nostro Gregorio Paltrinieri, ma anche Domenico Cerenza è sempre più solo in terza posizione, 14.11.93, sale a 2.29. E ancora respira sulla sinistra Romanchuk prima dell'ingresso in virata per controllare un'ultima volta e poi butta giù tutto quanto gli rimane. Lo stesso per Paltrinieri, distacco incolmabile, una prova d'orgoglio di Paltrinieri favolosa. Sì, ci sta provando comunque.
5 a limare qua i 2,29 a scendere qualcosa. Romanchuk però si invola per vincere il 25enne ucraino il suo campionato europeo, secondo due anni fa. Romanchuk 14,39,89, medaglia d'argento per Gregorio Paltrinieri, che comunque ha dato segnali più che confortanti dopo quelle che sono state le batterie di ieri. Ed eccolo in terza posizione, corsia numero 3, Domenico Cerenza, argento e medaglia di bronzo Paltrinieri a Cerenza. È una soddisfazione gigantesca per questo ragazzo al bronzo, è un splendido traguardo individuale, non era ipotizzabile alla vigilia, è andato a prenderselo, favoloso. 1005 Mikhailo Romanchuk, è alle spalle Gregorio Paltrinieri, che comunque eccolo qua, proprio deluso non è, soprattutto dopo la paura dell'altro giorno, ecco, si distende un sorriso.